Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera. Un 3 a 3 inutile, inutile, per noi un 3 a 3 inutile. La difesa che eravamo imbattibile, che avevamo in quelle 8 partite, purtroppo si sta sgretolando e abbiamo preso 5 gol a Napoli e 3 li abbiamo presi oggi. A onor del vero, a onor del vero. Diciamo che uno gliela regala Cesne con mano, dico, come le mani da papera. E poi il secondo gol del pareggio è stato un errore di Rabiot in uscita che ha generato questo break e il gol di conseguenza. Comunque partiamo dall'inizio. Un primo tempo giocato bene. Nonostante la papera di Cesne, il primo tempo l'abbiamo giocato bene. Un 7,5 pieno 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 pieno. Con Di Maria sugli scudi, tutto campo, ottime giocate, tunnel, gol sul rigore, cambio di campo, una bella Juventus, non mi posso lamentare. Una bella Juventus. Pensavo che il secondo tempo invece potesse essere, diciamo, uguale al primo, e mi sono sbagliato. Ora, questa palla in uscita di Rabiot sbagliata, ha generato il 2-2 e poi questo cross con praticamente il giocatore dell'Atalanta libero in aria di saltare e fare il 3-2, purtroppo ci ha un pochino, diciamo, spezzati le gambe. La Juventus non è stata più capace di reagire. Abbiamo pareggiato con questo calcio di punizione, ma è mancata la Juventus del primo tempo. Non è stata più la Juventus del primo tempo. Naturalmente l'Atalanta magari ha fatto qualcosa in più fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Ripeto, siamo entrati nel secondo tempo con un altro piglio, con un altro, diciamo, con un'altra mentalità. Peccato, peccato perché, ripeto, oggi a noi serve soltanto vincere. Vincere e basta. Non abbiamo vinto, abbiamo pareggiato In condizione normale, un pareggio con l'Atalanta ci potrebbe anche stare, ma siamo sempre là fino a un certo punto. Anche considerando che questi 15 punti non fossero stati tolti, adesso ti allontano ancora di più. E va bene, ragazzi, non c'è nulla da dire. Anche perché poi, sai, questa situazione è un pochino purtroppo particolare, anche da commentare queste partite, questa situazione. Tutto un'attesa che ci sta praticamente coinvolgendo in attesa della sentenza finale diciamo, delle motivazioni ripeto, buona Juventus nel primo tempo, una Juventus che non mi è piaciuta nel secondo tempo, tutto là. Chiesa è entrato ma non ha fatto la differenza oggi. Anche perché era un po' lontano dalla porta. Il gol del 2-1 è stato spettacolare nel primo tempo, a onor di cronaca, con questo colpo di tacco di Di Maria per Fagioli che mette al centro e Milik di destro spacca la porta. Ma il secondo tempo l'abbiamo giocato male, non siamo riusciti a replicare il primo tempo. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buonanotte e mai ci ingazzate fino alla fine, forse io.